Il recentissimo clamore mediatico generatosi intorno al caso Abandoned e al suo fantomatico legame con Silent Hill, tutt'altro che confermato, ci ha riportato alla mente le peculiari soluzioni comunicative messe in atto da Hideo Kojima. Del resto, in molti hanno qualche sospetto sulla vera identità del progetto di Blue Box Studios proprio a causa dello stravagante inganno messo in atto anni fa dall'autore giapponese. Per scoprire di cosa parliamo o anche solo per rinfrescarvi la memoria, seguiteci in questo breve viaggio che ci riporterà all'annuncio di The Phantom Pain. Prima di proseguire, in ogni caso, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun video di EveryEye.it. La grande recita di Kojima ebbe inizio sul palco degli Spike Video Game Awards del dicembre 2012. All'epoca era già nota l'esistenza di un quinto capitolo di Metal Gear Solid, ma nessuno ne conosceva i dettagli specifici. Le uniche informazioni note erano relative a Ground Zeroes, l'esperienza standalone che sarebbe arrivata poi sul mercato qualche mese prima del gioco completo e avrebbe dovuto rappresentare un prologo delle vicende narrate in The Phantom Pain. Ground Zeroes era quindi già stato annunciato ad agosto 2012 al Penny Arcade Expo attraverso un trailer che mostrava il vecchio Big Boss in forma smagliante grazie all'utilizzo del Fox Engine. Fatta questa importante premessa, possiamo tornare agli Spike Video Game Awards. Nel corso della presentazione venne infatti mostrato al pubblico un nuovo gioco intitolato The Phantom Pain, prodotto in lavorazione presso il team svedese Moby Dick Studio e diretto da un certo Joakim Mogren. Fin qui tutto bene, ma a destare qualche sospetto nei fan fu il filmato in engine diffuso pochi istanti dopo. Il video mostrava il risveglio di un uomo da un lungo coma in seguito ad un grave incidente, sequenza che precedeva una rapida carrellata di immagini legata ad una turbolenta fuga dalla clinica nella quale vedevamo il protagonista, un uomo il cui volto era avvolto dalle bende ed un paio di misteriosi esseri dotati di abilità sovrumane. Il filmato in questione non solo vantava un montaggio perfetto, ma proponeva una serie di personaggi la cui estetica ricordava molto da vicino quelli di Metal Gear Solid. Il protagonista era molto simile a Big Boss, e tra le mostruosità presenti nel video ce n'era una che ricordava il vecchio colonnello Volgin. Non meno importante era l'aspetto tecnico, dal momento che il comparto grafico aveva numerosi punti di contatto con il trailer mostrato qualche mese prima per l'annuncio di Metal Gear Solid Ground Zeroes. Estremamente significativo fu il logo del gioco mostrato nelle sequenze finali del trailer, che venne analizzato con grande attenzione da parte dei fan e svelò un particolare molto interessante. Le lettere che componevano il logo presentavano infatti delle parti cave che potevano essere riempite in maniera inequivocabile da Metal Gear Solid 5. A mente lucida poi è stato quasi impossibile non notare come il nome del fondatore di Moby Dick Studio, Joakim Mogren, non era altro che l'anagramma di Kojima. Lo stesso sviluppatore a poche ore dall'evento pubblicò sul suo account Twitter ufficiale un apprezzamento sul trailer, dicendosi soddisfatto di come il team avesse preso spunto da Metal Gear Solid. Le teorie dei fan andate avanti a lungo sono state poi alimentate da un altro bizzarro avvenimento. Nel marzo del 2013 infatti venne pubblicata una video intervista sul canale Game Trailers TV a un uomo con il volto bendato proprio come quello del trailer di The Phantom Pain. Questo personaggio, intervistato niente meno che da Geoff Kinley, disse di essere Joakim Mogren. Nel corso dell'intervista mostrò un tablet con alcune immagini del gioco. Quando il celebre presentatore evidenziò la presenza del logo del Fox Engine negli screenshot, Mogren iniziò ad innervosirsi fino ad interrompere bruscamente il filmato. Poco prima della chiusura di questa gag, l'uomo mascherato informò il pubblico sulla presenza del gioco alla GDC. In occasione della Game Developer Conference 2013, l'inganno fu svelato e Hideo Kojima confermò al mondo intero di essere lui la mente dietro questo grande progetto e soprattutto dietro Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Insomma, lo scherzo organizzato dal buon Kojima fu geniale, ma non impeccabile, poiché alcune imperfezioni volute proprio dall'autore per creare confusione permisero ai giocatori di scoprire con largo anticipo quale fosse il segreto. Ora vi lasciamo la parola, vi ricordate dell'inganno di Kojima? Credete che sia stata un'ottima strategia comunicativa? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.